Ho passato molto tempo a navigare a vela su tutti i mari. Ho fatto 5 giri del mondo e un numero considerevole di transoceaniche. Ho visto i mari del nord e i bellissimi 40 ruggenti e i 50 urlanti degli oceani del sud. Ho visto gli albatros, le balene, i delfini. La vita in mare è quasi primordiale. Mi sono reso conto molto bene di due cose. La prima è che il nostro pianeta, che sembra infinito, in realtà è molto piccolo. La seconda è che, con l'epoca moderna, l'uomo si è immaginato di essere al centro di tutto. Ma basta vedere una balena da vicino, o un frangente di qualche centinaia di metri, o un violento temporale, per rendersi conto molto velocemente che in realtà noi umani siamo solo una minima parte di questa natura che tutto regola e tutto comprende. Penso che questi due concetti debbano essere particolarmente sottolineati, soprattutto in questo momento. Quando è nato mio nonno, nel 1908, gli esseri umani sulla Terra erano appena più 1,5 miliardi. Certo, soprattutto gli occidentali e i popoli cosiddetti civili avevano già cominciato da un po' a comportarsi come scellerati, depredando la terra e il mare di tutte le loro risorse come se fossero infinite, alla ricerca soltanto dell'accumulo, della ricchezza. Abbiamo continuato a farlo senza sosta e con sempre più energia e determinazione per molto tempo. Se allora il fatto di essere relativamente pochi rendeva il loro impatto sopportabile, oggi che siamo diventati più di 7 miliardi, non è più la stessa cosa. Questa crescita esponenziale, questa corsa sfrenata verso lo sviluppo, il consumo e il benessere moderno, ci ha portati in pochissimo tempo ad una situazione apocalittica. Tutte le forme e gli equilibri della natura sono in pericolo. Il nostro pianeta, la nostra casa, non può più sopportare un'attività di distruzione e consumo così intensa. Siamo arrivati ad un livello di CO2 altissimo, registrato solo una volta, milioni di anni fa, quando l'uomo ancora non era comparso sul nostro pianeta. Stiamo depredando i mari. Uccidiamo migliaia di pesci che poi ributtiamo in acqua perché sono vittime collaterali di una pesca che è sempre più folle. Tagliamo le foreste per coltivare monocolture che in gran parte servono per nutrire gli animali degli allevamenti intensivi. Bruciamo petrolio e gas fossili come se non ci fosse un domani. Nel frattempo la Terra si sta scaldando ad una velocità 10 volte superiore a ogni altra oscillazione termica che conosciamo. I ghiacciai si stanno sciogliendo e presto ci sarà nel nostro mare più plastica che pesci. La natura evolve, volta pagina, cambia e si adatta. E noi? Saremo capaci di evolvere e cambiare radicalmente e molto in fretta? Io spero di sì, ma non possiamo più perdere tempo. L'unica strada è mettersi tutti insieme e rifondare il nostro rapporto con la natura, rimettere al centro lei, che è la madre di tutte le cose, e cambiare radicalmente le nostre priorità per un nuovo mondo più giusto e più equilibrato. In fondo, abbiamo davanti una grandissima opportunità. Sarà costoso, dovremo rinunciare a molte cose, ma in fondo non sono cose importanti. Possiamo farcela. Giovanni Soldini.